C'è infortunio di Togni, che tra l'altro è intervenuto in maniera scorretta su Iori, che ha cercato di difendere comunque la gamba. Dei due, quello messo peggio pare proprio Togni, che richiede l'intervento del medico. L'arbitro ha comunque assegnato il calcio di punizione alla formazione granata. Credo che proprio gli inserimenti da dietro, sia nelle situazioni di gioco, sia nelle situazioni di gioco fermo, testimoniato dai due calci d'angolo, siano l'aspetto che maggiormente ha impressionato nella partita di oggi da parte del Toro. Toro che ha scelto i tempi da manuale, aggirando il pressing del Pescara e giocando spesso di prima con grande profondità e con grande efficacia. Il Pescara, dal canto suo, ha mostrato di essere squadra che vuole giocare il pallone sempre, che ha almeno sempre sei uomini nella metà campo offensiva quando gioca la fase d'attacco, che pressa molto ovunque cercando con la corsa e con l'agonismo di superare il deficit tecnico che indubbiamente ha nei confronti di Granata. Il controllo di Stevanovic, le sue finte. Il movimento di Bianchi, la finta, sgrigna, Bianchi, ancora per Bianchi, il tiro parato. Dopo una giocata di nuovo da manuale. Da questo punto di vista Sgrigna è l'uomo ideale per giocare di fianco a Bianchi per questo tipo di giocata. La finta e lo spunto di Bianchi per il tocco di Sgrigna, che sa smarcare bene davanti alla porta il compagno. Il rinvio di Iogbonna. Arriva Romagnoli. L'appoggio su Anania che deve liberarsi del pallone come può. E cioè non bene. Fallo laterale, 2 minuti ancora da giocare in questo primo tempo che ha davvero soddisfatto le aspettative del pubblico presente all'Olimpico di Torino. Toro meritatamente in vantaggio, abbiamo visto anche le occasioni di Stevanovic, di Bianchi in questo finale di gara, oltre al rigore non assegnato a Vives e al gol regolare segnato da Bascia. Da ricordare però come sullo 0-0 il Pescara avesse segnato con Immobile, gol annullato dal signor Tommasi per un fuorigioco che poi si è rivelato ininfluente, quello di Insigne, mentre la posizione di Immobile che è andato a tirare era regolare. Ma al di là del gol, il Pescara ha offerto un gioco piacevole, ma non altre opportunità di pericolo. Quantomeno nulla di paragonabile a quello mostrato dai giocatori del Toro. L'intervento di Bascia, lo scambio con Iori, ancora di prima Vives, poi Bianchi. Cerca il cambio di campo, è troppo generoso però nei confronti di Stevanovic, non è probabilmente neanche nelle corde di Bianchi, che ha interpretato però un primo tempo di grande sacrificio, venendo incontro al pallone per lasciare più spazio a Sgrigna, Vives e Stevanovic, i tre ai quali sono state offerte le maggiori opportunità. Il palleggio di Immobile, poi tentativo di Gessa, ancora una volta Ogbonna con una facilità straordinaria sul pallone, l'arbitro però fischia fallo, un fallo che lascia perplesso soprattutto Angelo Ogbonna. Si gioca comunque ancora per 10 secondi, le finte di Zanon, poi ci ripensa l'arbitro, è finita qui. 1-0 per il Toro, rete di Bascia all'intervallo, ci sentiamo dopo la pubblicità. Statale Acquinizza. Dunque Granata in vantaggio per una rete a zero al termine dei primi 45 minuti di gioco, la segnatura da parte di Bascia, capace di segnare con un tocco di esterno destro su azione di calcio d'angolo, battuto da Sgrigna e perfezionato da Iori.
Torino dunque in vantaggio per una rete a zero grazie al gol del suo centrocampista. Per la verità era andata a segno al 24esimo il Pescara con una giocata considerata irregolare da parte del direttore di gara. In realtà il gol di Immobile sarebbe stato valido. L'1-0 da parte del Toro maturato al 38esimo di gioco è però pienamente legittimo. Il Toro ha attaccato di più, ha avuto le migliori occasioni, ha davvero interpretato al meglio la gara contro la terza della classe. Ora toccherà al Pescara cercare di recuperare. La squadra di Zeman dà il meglio di sé quando attacca, dunque il Toro dovrà mantenersi alto per essere pronto a rubare, come fa adesso Vives, per essere pronto a disturbare continuamente. Ancora il tocco di Vives, che avrebbe voluto il calcio d'angolo, c'è invece la rimessa in gioco dal fondo a vantaggio della squadra abruzzese. Tocco di Anania su Sansovini, che arriva nella tre quarti difensiva, poi la giocata nella zona di Ogbonna, che non si fa sorprendere, appoggio indietro per Coppola che va al rinvio, lo stacco di Romagnoli, il tocco di Iori, largo a destra su Stevanovic, il suo controllo poi si intestardisce in un dribbling, tre uomini su di lui, si gira, non c'è la sovrapposizione, l'aiuto, cerca di andare via da solo, lo fermano, poi arriva solo ora D'Ambrosio, che è molto alto, c'è spazio alle sue spalle, c'è il recupero del pallone da parte di Immobile, poi ancora il lancio nella zona di Insigne, D'Ambrosio è fuori anche Bascia in quel settore. Torino che fa fatica e poi parte Immobile in area di rigore. È il gol dell'1-1. Prende il tempo a Glick e va a segnare un gran gol Immobile. Poi festeggia lì dove c'è quella ventina di tifosi del Pescara. Immobile anche Zeman, non solo l'autore della rete. 1-1 dunque alla prima opportunità del secondo tempo per il Pescara. Vediamo qui la fase finale, bello il lancio di esterno destro di Cascione, altrettanto bello lo spunto e il tiro di interno destro da parte di Ciro Immobile, classe 1990, proprietà bianconera, in prestito al Pescara a imparare da Zeman. Decima rete stagionale per lui, tutto da rifare per il Torino che ha lasciato la corsia destra colpevolmente libera con D'Ambrosio alto su Insigne ma senza riuscire a incidere e con Bascia che non è riuscito a chiudere la corsia alle sue spalle. Lì si è sviluppato lo spunto di Cascione e poi lo scatto di Immobile alle spalle di Glick, che avrebbe potuto fermarlo probabilmente solo trattenendolo per la maglia. Partita che è comunque pienamente viva, tutt'altro che finita, c'è un tempo intero da giocare, due squadre che hanno giocato molto nel corso del primo tempo e che quasi certamente continueranno a farlo attaccandosi a vicenda anche in questa ripresa. Ancora un pressing da parte del Toro, pallone parzialmente recuperato da Sgrigna, poi Sansovini, Zanon, ancora un anticipo, questa volta di Iori, lo scambio con Sgrigna che vorrebbe ancora il pallone, eccolo servito, movimento di Stevanovic, arriva questa volta D'Ambrosio, vorrebbe la palla, Stevanovic fa da solo, tira sulla schiena di Balzano. Poi sceglie di tornare indietro. Ogbonna. Glick. Addirittura sul portiere, piuttosto che perdere la palla. E questo è il Toro. Mantenimento della sfera. Il pressing del Pescara. Il movimento di Ogbonna a liberare ancora Glick. Poi l'appoggio dietro di Stevanovic e la palla buttata in avanti per lo spunto che arriva tardi di Bianchi. Abbiamo visto bene qui
La palla giocata una prima volta in profondità è restituita e nella seconda circostanza arriva lo scatto degli attaccanti. Qui a morire questo lancio lungo del Pescara. D'Ambrosio adesso. Bianchi. La sua sponda. Iori. Va a terra un giocatore, c'è Sgrigna, Sgrigna in area di rigore, il tiro! La parata sulla conclusione di Sgrigna a tu per tu con il portiere. È perplesso Ventura per l'occasione fallita, il controllo di Sgrigna, il tiro a botta sicura, ma è bravo il portiere a opporsi. C'è il primo calcio d'angolo della ripresa per il Torino. Iori, Parisi, a palla giocata di prima da parte di Sgrigna, ancora una deviazione, questa volta di Zanon in calcio d'angolo. Torino che insiste a battere i corner giocandoli all'indietro e non battendoli direttamente in area di rigore. Anche in questa circostanza, palla dietro per Iori, il suo dribbling. Ecco il cross di Iori, una deviazione. Poi Parisi, ancora per Iori che si fa anticipare. Nuovamente Parisi a difendere. Di testa Romagnoli. Il rinvio ulteriore da parte di Romagnoli, ma a metà campo c'è Vives. Appoggia su Glick. Coppola. Glick e poi D'Ambrosio, il lancio profondo a cercare lo spunto di Sgrigna, l'uscita da parte del portiere, attenzione la palla per Vives, rete, il pallonetto da parte di Vives non lascia scampo ad Anania, il Toro torna in vantaggio. I festeggiamenti sotto la curva Maratona, arriva anche di Cesare, tutti ad abbracciare Vives e parte il rito dello scappellotto che è ormai un'abitudine da parte di tutta la squadra. Inquadratura anche per la curva Maratona, nuovamente colorata, non come ai vecchi tempi, ma meglio che recentemente. E qui la scelta del portiere di uscire di testa fuori dell'area di rigore, ma il risultato è che la porta resta sguarnita per la conclusione vincente da parte di Vives. Dunque Torino che torna in vantaggio, le reti arrivano da due mediani capaci di inserirsi. Nel primo tempo il gol di Bascia su azione di calcio d'angolo, intanto inquadratura per uno Zeman che si è accasciato sulla sedia, e in questa circostanza invece Vives è capace di raccogliere la respinta del portiere, ma ancora una volta il gol arriva dalla grande profondità cercata dagli attaccanti Granata, il lancio lungo di D'Ambrosio anticipato da Anania per evitare l'arrivo di Sgrigna. Iori su D'Ambrosio, il tunnel e poi l'intervento falloso di Cascione nei confronti del terzino del Torino. Ottima prestazione fino a questo momento da parte di D'Ambrosio, forse nella circostanza del gol subito era un po' troppo alto, ha seguito troppo Insigne anche nella metà campo avversaria sguarnendo la sua zona. Intanto qui ancora un tentativo di spunto del Toro sulla sinistra, c'è posizione irregolare di Sgrigna.